Buongiorno a tutti e benvenuti all'evento sull'analisi e interpretazione dei risultati del Delay Study. È un piacere quest'oggi accogliervi e darvi prima di tutto alcune indicazioni sull'utilizzo della piattaforma che stiamo utilizzando e le opzioni che avete di interazione. Avete sulla vostra destra, o se siete connessi da mobile in posizione diversa, la possibilità di una chat che è in diretta con i moderatori, sia io sia il mio collega Daniele Domeniconi, Marketing Digital Manager di Ceva. Saremo a disposizione per risolvere eventuali problematiche tecniche o richiesta di informazioni sull'evento. Avete poi la sezione Q&A, che vi permette sin da subito di postare le domande per il nostro relatore, per il dottor Santilli, e la sezione Pool, che invece vi serve per rispondere a delle richieste di opinioni e dei quesiti che verranno posti durante la presentazione. Specifico che per le domande avremo la sessione dedicata alla fine della relazione. Non mi resta che con piacere presentarvi il nostro speaker, il dottor Roberto Santilli, laureatosi alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano. Ha conseguito il diploma del College Europeo di Medicina Interna Veterinaria, chiaramente specialità di cardiologia, nel 99, per poi completare un master in elettrofisiologia ed elettrostimolazione elettrica cardiaca presso l'Università di Medicina dell'Insubria di Varese nel 2006. Ha conseguito quindi il dottorato di ricerca presso l'Università di Torino e nel 2010 dirige dipartimenti di cardiologia della Clinica Veterinaria Malpensa, dell'Ospedale Veterinario Portoni Rossi. Dal 2014 è anche professore aggiunto di cardiologia presso il College di Medicina Veterinaria della Cornell University di New York, dove codirige anche il laboratorio di elettrofisiologia cardiaca. Autore di numerose pubblicazioni su riviste referenziate, di diversi libri di cardiologia, tra cui Electrocardiography of the Dog and the Cat, oggi tradotto in 7 lingue. Le sue principali attività di ricerca riguardano la diagnosi e il trattamento delle aritmie nei cani e nei gatti, e quindi lo ringrazio a maggior ragione per aver oggi preparato per noi questa analisi e interpretazione del recentissimo studio Delay Study, pubblicato di recente, di cui ha fatto anche parte. Approfitto per ringraziare tra i partecipanti anche tutti gli altri investigatori e dispenser del Delay che hanno voluto quest'oggi essere con noi. Buon webinar e ci risentiamo dopo per i sondaggi e per le domande. A te la parola, Roberto. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo webinar dove discuteremo dello spironolattone. Come dice il titolo, vi darò l'interpretazione dei risultati di questo studio, ma poi vi ho preparato anche una rivisitazione dell'utilizzo di questo farmaco nell'insufficienza cardiaca congestizia del cane, in particolar modo nei pazienti con patologia mitralica. Rivediamo insieme qual è il razionale di utilizzo dello spironolattone nell'uomo. Voi sapete che è un inibitore competitivo dei recettori dei mineralcorticoidi. Quindi il suo effetto principale, per cui tutti lo conosciamo, è antialdosteronico. Vi ho messo tra parentesi la percentuale che in alcuni lavori viene riportata relativa a questo effetto. Come funziona? Quindi si forma un legame competitivo ai recettori aldosterone dipendenti, in special modo vedremo quelli a livello del tubolo contorto distale, quindi che sono quelli che poi sono gli scambiatori di sodio e potassio. E teoricamente questo fa aumentare l'escrezione di sodio ed acqua, riducendo l'escrezione di potassio, e discuteremo su questo potenziale effetto diuretico che nell'uomo è stato descritto. Riduce i livelli di aldosterone, questo sia in corso di iperaldosteronismo primario, quindi ad esempio neoplasie surrenali, che, ma come la maggior parte interessa a noi, è invece un antialdosteronico per l'iperaldosteronismo secondario, quindi in particolar modo in presenza di ascite cardiogena. Un'altra sua funzione importante, che riduce la pressione arteriosa in caso di iperaldosteronismo primario,
E poi abbiamo un dato importante che è quello che riguarda l'antirimodellamento sia a carico del miocardio che del distretto vascolare. Come avviene questo? Poi lo discuteremo in dettaglio, però si ha un blocco dei recettori dei mineralcorticoidi miocardici, dando una riduzione della fibrosi, dell'ipertrofia e dell'infiammazione che viene a formarsi in corso di insufficienza cardiaca e riduce quindi la disfunzione e il rimodellamento anche a livello endoteliale. Vedremo poi che una sua azione importante sarà quella di un come inibitore dell'aldosterone breakthrough di cui vi parlerò in dettaglio. Una funzione invece che viene poco segnalata e che è stata riportata in molti studi riguardanti lo spironolattone è il suo effetto anticortisolo, che è molto molto potente e vedremo che il suo effetto è particolarmente importante quando è associato a uno stress ossidativo, vedrete in particolare in presenza di stadi avanzati di insufficienza cardiaca congestizia. Quindi, quando invece possiamo usare lo spironolattone nel cane? Sapete che sono uscite le nuove linee guida e hanno inserito lo spironolattone, vedremo nelle classi avanzate. Queste sono state stilate nel 2019, quindi prima dell'uscita dello studio di cui parleremo oggi. Giusto una rapida review, tutti la conoscete. Abbiamo la classe A che sono i pazienti asintomatici, ribadiamo asintomatici per quanto riguarda la congestione. Quindi l'edema polmonare o l'ascite, ma molti studi hanno dimostrato che sono invece magari sintomatici per intolleranza all'esercizio o magari con dispnee sotto sforzo. Quindi la classe A è quella dove sono cani a rischio ma che non hanno nessun sintomo. La classe B1 hanno dei segni clinici, diciamo, di congestione che non sono presenti, mentre solitamente è presente un soffio cardiaco. Arriviamo alla classe B2, che come sapete per le linee guida del 2019 è stata cambiata, inserendo tutti i criteri EPIC per la presenza di una malattia mixomatosa mitralica con cardiomegalia, e che sono l'aumento dell'atrio sinistro, del ventricolo sinistro, del VHS con le varie misure riportate per l'inserimento nello studio EPIC. Fino a questo punto sono pazienti, come vi dicevo, asintomatici, ma particolarmente per i B2, nella nostra esperienza ci sono sintomi legati alla insufficienza cardiaca, anche se non ancora in fase congestizia. Passiamo poi alla categoria dei sintomatici. Sapete che la classe C è quella dove i sintomi clinici sono evidenti, c'è stata congestione venosa con edema polmonare, ma sono farmacologicamente controllabili. La dose massima accettata al momento per la furosemide è di circa 8 mg chilo al giorno totali, e sopra questo, diciamo, questa dose di furosemide si entra invece nella classe D, dove l'insufficienza è refrattaria, in alcuni casi si insorge l'ipertensione combinata, quindi l'associazione della ipertensione arteriosa venosa passiva, complicata poi da un rimodellamento arteriolare, quindi anche un aumento e quindi un'ipertensione arteriolare del distretto sempre polmonare. Vediamo quindi qual è il razionale di utilizzo dello spironolattone. Quindi diverse sono state le opzioni. Nella classe B2 abbiamo visto quindi che il pimobendan è stato riportato come diciamo, rallenta la progressione della malattia e quindi ha un potenziale effetto antirimodellamento, anche se non studiato proprio nel dettaglio. Per lo spironolattone sappiamo i suoi effetti, diciamo, recettori, diciamo, antimineralcorticoidi a livello sia miocardico che endoteliale. Quindi abbiamo bisogno di uno studio che ci dimostri questo e che adesso andremo a vedere. Nella classe C, molti di noi lo considerano come diuretico e quindi andremo a vedere se viene utilizzato per questo motivo o per altri motivi. E poi arriviamo che ancora, diciamo, qualche anno fa si usava esclusivamente nella classe D, cioè quando c'era insufficienza cardiaca refrattaria, perché, come vi ho messo, si pensa che lo spironolattone sia un antiiperaldosteronismo secondario e quindi nell'ascite cardiogena può essere utile.
Invece adesso io vorrei rianalizzare con voi tutte le varie potenzialità dello spironolattone nelle varie classi, partendo da quello che è stato riportato nell'uomo e quello che è stato poi eventualmente provato e testato nel cane. Quindi iniziamo con la prima domanda. Usi lo spironolattone in classe B2? Eccoci Roberto, io ho già aperto la possibilità ai colleghi di esprimere la loro opinione, ricordo che è assolutamente anonima, quindi non fine a nessun giudizio, ma vuole avere proprio una fotografia di quelle che sono le situazioni attuali e dare un momento di scambio di opinione con i partecipanti. Stanno rispondendo, quindi entro breve, tra una ventina di secondi, ti darò il risultato finale. È un testa a testa, ecco, siamo sulla tendenza Perfetto. del testa a testa, quindi molti colleghi avevano già magari letto la pubblicazione del delay, quindi avranno domande in merito, ma non hanno ancora magari concretizzato le loro riflessioni nel cambiamento della terapia cardiaca. Perfetto. Ok, allora termino il sondaggio. Se i colleghi finiscono di votare gli ultimi, abbiamo un 56% che ha risposto di no. È un 46% che ha risposto di sì. Ok, quindi siamo esattamente circa a metà, diciamo, come idea sul perché utilizzare lo spironolattone in classe B2. Quindi vediamo un attimino il razionale. Come vi ho detto, in classe B2 noi abbiamo un importante rimodellamento. Stiamo parlando adesso della B2, quindi con i criteri EPIC e vedremo che poi saranno anche i criteri di Ley, però tendenzialmente vogliamo bloccare i recettori dei mineral corticoidi a livello miocardico per ridurre tutti i danni che portano poi alla dilatazione progressiva dell'atrio del ventricolo sinistro, all'insorgenza di fibrillazione atriale e alla disfunzione endoteliale con rimodellamento endoteliale, quindi che porta poi a questo diciamo, deterioramento della funzione cardiaca e del peggioramento del quadro congestizio, quindi con più che altro un accorciamento dei tempi per l'arrivo del quadro congestizio. Quindi questi sono i tre punti che dobbiamo capire se in letteratura abbiamo sia a livello clinico che a livello sperimentale abbiamo diciamo, delle prove per far sì che usiamo in modo razionale questo farmaco. Quindi la sua azione come antirimodellamento cardiaco endoteliale, la sua azione come antifibrillatorio atriale e la sua azione come prolungamento della fase asintomatica, che è quello che noi in questa fase vorremmo, cioè quindi rallentare la progressione della malattia per poi quindi diciamo cercare di ritardare l'utilizzo della terapia completa con i diuretici e così via. Quindi iniziamo a vedere cos'è il rimodellamento cardiaco. Noi sappiamo che durante l'insufficienza cardiaca è presente una iperattivazione dei mineral corticoidi. Può essere questo un fattore responsabile di insorgenza di una serie, di una cascata di eventi che porta a numerosi disturbi cardiovascolari. Tra i vari riportati nell'uomo, la sindrome metabolica, l'ipertensione, la malattia coronarica, ma quello più importante che interessa a noi è l'insufficienza cardiaca congestizia. Vi ho già anticipato che i mineralcorticoidi alterano la funzione, la crescita e la sopravvivenza dei cardiomiociti, delle cellule vascolari, quindi aumentano i processi di apoptosi, favoriscono la migrazione e la proliferazione dei fibroblasti, quindi il risultato finale è la formazione di un miocardio molto più rigido, più fibroso, che si dilata e di conseguenza crea una progressione più rapida della malattia e a livello atriale può creare un substrato per insorgenza di aritmie
quali la tachicardia atriale focale, che spesso è presente, o la fibrillazione atriale. Sul versante endoteliale è un altro punto cruciale perché, come vi ho detto, si altera la funzione e la risposta ai barorecettori del distretto vascolare, che questo è un altro punto cruciale insieme al deterioramento della funzione diastolica e sistolica miocardica che porta alla rapida insorgenza della forma congestizia. Quali sono i meccanismi per i quali l'aldosterone lavora? Vedete, c'è una via cosiddetta genomica e una via non genomica. La via genomica è quella che solitamente noi tentiamo di bloccare utilizzando gli ACE inibitori e quindi bloccando il sistema renina-angiotensina, che poi tramite la formazione di angiotensina porta alla formazione di aldosterone, che questo ha un effetto diretto sull'ipertrofia. Mentre dall'altra parte, dove lavorano di solito molto più gli anti-angiotensina, sono invece gli effetti dello stress ossidativo, che vedrete che è particolarmente importante già in questa fase, ma che a mano che l'insufficienza cardiaca peggiora lo diventa sempre di più. Induce questa diciamo, via non genomica, apoptosi, fibrosi e infiammazione. Questi sono i meccanismi per i cui l'utilizzo eventuale di spironolattone potrebbe in qualche modo fermare questa via sia genomica che quella non genomica, e quindi rallentare il rimodellamento e di conseguenza cercare di ritardare l'insorgenza di insufficienza cardiaca congestizia. Un effetto antifibrotico anche a livello atriale è stato dimostrato sperimentalmente. Vedete, qui c'è una sezione di un miocardio atriale in ritmo sinusale, qui invece durante fibrillazione atriale. E si è visto che l'aumento dell'aldosterone, in modo particolare del TGF-beta, quindi il tissue growth factor beta, sono alla base della formazione della fibrosi, che come sapete è uno dei meccanismi di ritardata conduzione intraatriale e di insorgenza di aritmie rientranti funzionali come la fibrillazione atriale. Potete vedere che l'utilizzo di spironolattone riduce la fibrosi. Quindi il razionale c'è, mancano ancora al momento studi precisi in veterinaria che ci possano dimostrare che questo effetto antifibrotico in realtà rallenta l'insorgenza di fibrillazione atriale, che voi sapete che è un fenomeno che nella nostra esperienza compare intorno a un 30-35% di pazienti dallo stadio B2 allo stadio D dell'insufficienza cardiaca. Poi abbiamo invece il prolungamento della fase asintomatica, dando quindi come punto di partenza la risposta, diciamo, il rallentamento della progressione della malattia, perché viene in qualche modo contrastato il rimodellamento miocardico ed endoteliale, questo dovrebbe portare a un prolungamento della fase asintomatica. Il primo studio del 2017 è stato uno studio pilota eseguito dal gruppo del Royal College, è uno studio prospettico, monocentrico, quindi fatto solo al Royal College, con controllo placebo e a doppio cieco. I criteri di inclusione li leggete qui, erano solo ovviamente 25 casi. Uno studio pilota, come vi ho detto, si prendeva un rapporto atrio-sinistra-aorta maggiore di 1,5, il ventricolo normalizzato con la Cornell maggiore di 1,6, e loro avevano già inserito due biomarker, quindi sia l'NT-proBNP maggiore di 5,50 e la troponina I maggiore di 0,025. E loro cosa hanno visto? Vedete in viola è lo spironolattone, in verde il placebo. Vedete che praticamente col passare dei mesi, mentre il verde vedete che progressivamente sale e quindi peggiora il rimodellamento e l'atrio sinistro si dilata, ovviamente il numero qui era piuttosto piccolo, però vedete che la linea viola è piuttosto invece orizzontale, quindi si ha una riduzione, anche se ovviamente non in questo punto così bene evidente, ma comunque c'era già un trend con numeri così bassi che hanno dimostrato quindi che l'atrio si rimodella più lentamente.
La stessa cosa è stata fatta per la valutazione, qui secondo me i dati sono ancora più interessanti, dell'NT-proBNP. Vedete che col verde, quindi col placebo nel tempo, l'NT-proBNP, che voi sapete che è dato dallo stretch ventricolare, quindi è un indice di rimodellamento e di peggioramento della funzione miocardica, quindi con progressione della malattia e avvicinamento alla classe C, all'insufficienza cardiaca, vedete che invece utilizzando lo spironolattone rimaneva orizzontale. Quindi questo studio pilota del 2017 dava dei primi cenni di un rallentamento del rimodellamento utilizzando spironolattone. A questo punto, che arriva un po' anche parte dell'argomento della giornata, vi presento i dati del grosso studio che è stato diretto dal dottor Borgarelli e poi abbiamo tutti i colleghi qui elencati, vedete che molti di loro sono italiani e che hanno aiutato a concludere questo lunghissimo studio che vedremo ha cercato di valutare come lo spironolattone in associazione al Benazepril, quindi qui abbiamo l'associazione che vedremo poi più avanti che assume particolarmente una particolare importanza, cioè l'utilizzo di un ACE inibitore associato a un antimineral corticoide, che l'effetto che ha avuto sul rimodellamento e sul prolungamento della fase asintomatica. Qual è il background di questo studio? Quindi questo studio si basava sul fatto che è stato riportato in letteratura, adesso sentirete un po' parlare di questo aldosterone breakthrough, sicuramente molti di voi lo conoscono già, però ci sono alcune novità riguardo a questo, cioè che il 30% in generale di cani che prende ACE inibitore non ha questo aldosterone breakthrough. Cosa vuol dire? La definizione di aldosterone breakthrough che è in un paziente che prende ACE inibitore, l'aldosterone non viene a ridursi, anzi aumenta la sua concentrazione. Questo vuol dire che l'insufficienza cardiaca va avanti e che probabilmente l'inibizione della via della RAS, quindi del sistema renina-angiotensina-aldosterone, non è bloccata in modo definitivo. Vedremo quali sono le potenziali cause. Quindi allora, lo studio diceva, se io do solo l'ACE e ho il breakthrough e io aggiungo un bloccante dei recettori mineral corticoidi come lo spironolattone, questo potrebbe rallentare la progressione della malattia nei cani con la forma preclinica. Preclinica, ribadisco il concetto, prima della congestione. Quindi perché questo? Perché creeremo un blocco molto più efficace e completo del sistema renina-angiotensina-aldosterone e degli effetti diretti dell'aldosterone. Questo è uno dei vari studi fatti sull'aldosterone breakthrough. Come vedete dal grafico, il modo di diagnosticarlo in pazienti che non prendono, sottolineo, non prendono spironolattone, è il rapporto aldosterone-creatinina nelle urine. Vedete che in pazienti che prendono ACE inibitori e diuretici e pimobenda, ma non prendono spironolattone, in questi, in circa un 32% di quelli che hanno insufficienza cardiaca e un 30% di quelli che non hanno insufficienza cardiaca, ho il breakthrough, cioè l'aldosterone aumenta e quindi il rapporto aldosterone-creatinina diventa più di 1. Questo è il modo di diagnosticare questo tipo di alterazione del sistema neuroendocrino. Ovviamente nel momento in cui si usa un inibitore dei recettori, ovvio che aumenta la concentrazione di aldosterone libero e di conseguenza trovate che il rapporto si altera. Quindi questo rapporto non può essere più utilizzato nel momento in cui si utilizza lo spironolattone. Studieremo poi nella classe C l'importanza di questo tipo di aldosterone breakthrough e il fatto che è multifattoriale, quindi che ha diverse cause. Quindi la prima ipotesi è che la somministrazione combinata di spironolattone e benazepril nei cani con questo tipo di patologia, quindi nell'insufficienza mitralica, la malattia mixomatosa in stadio B2, quindi con cardiomegalia, senza ricevere altri farmaci cardiaci, può ritardare l'insorgenza dell'insufficienza cardiaca, confrontata a un cane che prendeva placebo. Abbiamo anche ipotizzato che il trattamento cronico con spironolattone
ci possa dare un segno di rallentamento del rimodellamento. E questo lo valutiamo come? Con l'ecocardio LRX del torace e con i biomarcatori, in modo particolare il BNP e la troponina I cardiaca. Questo è il delay come diciamo nella sua essenza, quindi è uno studio prospettico in cieco randomizzato con controllo placebo. I criteri di inclusione, come potete vedere, sono stati di quasi 8 anni, dal 2010 al 2018, sono stati presi casi prevalentemente dall'Italia, dall'Olanda e dall'Inghilterra, prendendo vari autori inseritisi lungo la strada. Questi sono i criteri di inclusione. Il primo di tutto, avere una malattia degenerativa mitralica in stadio B2. All'inizio dello studio e fino a quasi alla fine dell'arruolamento, il B2 non era ancora il B2 EPI che è nato poi con le linee guida del 2019. Il resto era molto simile all'EPIC come criterio di inclusione, quindi l'età dai 4 ai 14, un peso dai 2,5 ai 20 e la presenza di un soffio sistolico apicale. I due criteri base sono stati, oltre alla presenza di degenerazioni mixomatose di rigurgito mitralico, il rapporto atrio-sinistro-aorta maggiore di 1,6 e il diametro del ventricolo sinistro in telediastole, corretto con la formula di Cornell, maggiore di 1,7. Questi sono i gruppi di trattamento. Un gruppo veniva trattato con spironolattone, queste sono la dose media riportata, vedete circa 3 mg chilo al giorno, più o meno, vedete la 0,6, quindi siamo sui 2,5, sui dai 2 ai 2,5, e il Benazepril, vedete, intorno ai soliti 0,25. Poi dall'altra parte c'era delle compresse tipo placebo che facevano sì di avere che il proprietario fosse alla cieca di quale trattamento il suo cane stesse stavo prendendo. Questi sono gli esami, vedete, sono stati fatti esami a cadenza semestrale, partendo da T0 fino a 42 mesi, sono per un totale di 8 visite, qui tutti gli esami fatti. La cosa che tendo a sottolinearvi, se vi concentrate su questa parte finale, vedete che questo è, penso, l'unico studio che ha i marcatori, i biomarker come l'NT-proBNP che segue la vita di questi pazienti per così tanti mesi. E infatti vedrete che all'ECVIN verrà presentato anche il delay 2 dal dottor Borgarelli e vi spiegherà tutti i ritrovamenti legati anche a questi marcatori e a tutti, diciamo, i fattori prognostici per questi pazienti. Qual è l'endpoint primario? Questo è importantissimo, era il tempo diciamo, da quando era stato inserito nello studio fino alla morte cardiaca o all'insorgenza di insufficienza cardiaca, definita come presenza di dispnea e tachipnea durante il sonno superiore a 36, che non potevano essere spiegati in altro modo. Quanti pazienti hanno raggiunto questo tipo di endpoint? Il numero è importante perché sono 45% nei pazienti con spironolattone e Benazepril e 38% nei pazienti con placebo. E gli endpoint secondari erano, come vi ho detto, valutare la progressione della malattia basandosi sui parametri ecocardiografici, radiografici, della pressione arteriosa e dei biomarker. Anche in questi pazienti è stato utilizzato il rapporto aldosterone e creatinina delle urine, come vi ho spiegato. Questo è un po' il flowchart di quelli che sono stati i casi inseriti. Quindi rapidamente vi spiego che siamo partiti da 184, il calcolo della potenza dello studio prevedeva 240 casi, per vari motivi non si è arrivato al numero assoluto, nonostante i centri erano molti, distribuiti, e questo purtroppo è stato un primo, diciamo, grosso problema che abbiamo incontrato con questo studio. Poi sono stati alcuni, vedete, tolti e si è partiti, diciamo, da questo gruppo di campioni, la cosiddetta intention to treat population, quindi quella che noi volevamo trattare, 87 nel trattamento e 92 nel placebo. Di questi poi se ne sono stati persi, vedete, 5 di qui e 6 di qui, quindi la per protocol population, quindi quella che realmente poi è stata seguita fino al raggiungimento dell'endpoint, sono 82 nel gruppo del trattamento con Cardalis e 86 nel placebo. Vedete, questi sono quelli che hanno raggiunto l'endpoint, quindi 42 per il gruppo del trattamento e 33 nel gruppo invece placebo.
E qui ci sono tutti i motivi per cui c'è stata, alcuni sono stati tolti sia da una parte che dall'altra. Queste sono le caratteristiche dei campioni. Vedete qui il gruppo trattato, il gruppo placebo. Se vi concentrate sulle P, andando ad analizzare tutti i dati del segnalamento, le qualità, diciamo, della vita, le dosi dei farmaci, vedete che non c'è differenza perché tutti hanno una P superiore a 0,05. Quindi vuol dire che i campioni erano ben scelti e ben matchati. Poi, se andate a guardare anche tutti i parametri dell'esame clinico e i parametri importantissimi questi, sia il VHS, il diametro del ventricolo destro in diastole in sistole corretto con la cornea, aorta, l'atrio sinistro aorta, il picco della E della A, vedete che anche questi erano tutti uguali. Vuol dire che abbiamo preso dei campioni esattamente matchati con la stessa diciamo, gravità e la stessa quantità di rimodellamento. Lo stesso valeva anche per tutti i parametri neuroendocrini. Vediamo i primi risultati. Quindi, come vedete nella Kaplan-Meier, i risultati non hanno dato né nella popolazione iniziale prima dei casi eliminati, né nella per protocol, vedete che le due diciamo, branche della Kaplan-Meier non si dividono e anche la P non risulta significativa. Quindi vuol dire che se noi guardiamo solo in modo crudo i dati sulla sopravvivenza, il campione probabilmente era underpower perché dovevamo arrivare a 2,40, quindi non siamo riusciti purtroppo a dimostrare che lo spironolattone allunga la fase di diciamo asintomatica. Però a mio avviso i dati vanno guardati con molta più attenzione, prendendo in esame tutte le variabili che questo studio ci ha permesso di esaminare. Quindi l'endpoint primario, ve l'avevo già anticipato, in rosso ovviamente è il placebo, in blu lo spironolattone. Vedete in quanti l'hanno raggiunto, sia nel placebo che nello spironolattone, nelle due popolazioni. E questa è la morte cardiaca. Vedete che circa il 17% nell'intention to treat e circa il 17-18%, quindi in entrambi i casi si è raggiunta l'endpoint primario o la morte, quindi non c'è stata una grossa differenza. I dati, secondo me, invece, che poi vanno rivalutati sono le analisi diciamo, rallentamento del rimodellamento. Alcuni dati ci hanno permesso di dire che utilizzando e andando ad esaminare i vari parametri, alcuni di questi all'univariata hanno dimostrato un hazard ratio, quindi diciamo un rischio di peggioramento diverso, ma dobbiamo concentrarci primariamente su quelli della multivariata, quindi che hanno preso in considerazione più dati e quindi ci hanno detto che vedete che ad ogni 5 battiti minuto di peggioramento diciamo, di aumento della frequenza cardiaca, io ho un hazard ratio, quindi un peggioramento di 1. Ma a 10% di peggioramento del diametro in telediastole normalizzato con la cornea, l'hazard ratio sale a 1,4. Quindi questi sono già due parametri che possiamo usare da questo studio che ci dicono che più la frequenza cardiaca sale, più il diametro diastolico normalizzato con la cornea aumenta, più il nostro rischio di raggiungere l'endpoint aumenta. Altri dati molto interessanti sono quelli che, a mio avviso, ci dimostrano, come lo studio pilota del gruppo del Royal College ci aveva già detto, ci dimostrano che i pazienti con, diciamo, classe B2, in cui è stata utilizzata l'associazione di spironolattone e benazepril, hanno avuto un rallentamento diciamo, del rimodellamento, anche se non siamo riusciti a dimostrare l'allungamento della fase asintomatica, ma credo che questo sia unicamente un dato statistico legato al fatto che non abbiamo raggiunto il minimo di casi, che era 240, e ci sono poi stati diversi casi che abbiamo dovuto togliere sempre per motivi statistici. Concentriamoci sulla frequenza cardiaca. Abbiamo detto che la multivariata ci dice che più aumenta la frequenza cardiaca, peggio è, più arriviamo rapidamente all'endpoint, cioè alla classe C o alla morte cardiaca. Vedete che lo spironolattone in blu dà
B1 a V8, quindi ricordiamoci che sono 42 mesi, la frequenza cardiaca non varia, mentre guardate nel placebo. Questo per me è un dato importantissimo, che anche facendo gli elettrocardiogrammi noi ci accorgiamo che a mano che peggiora lo stadio B2, la frequenza cardiaca sale proprio per tutta l'attivazione neuroendocrina. E vedremo che l'associazione di spironolattone e ACE inibitore in questi casi particolari ha bloccato l'azione deleteria dei mineralcorticoidi a livello, diciamo, sistemico, in particolar modo miocardico. Lo stesso vale, anche se ovviamente la progressione nel placebo si vede col VHS, la progressione invece con lo spironolatone e il benazepril praticamente non c'è. Ricordiamoci da molti studi, soprattutto uno degli ultimi EPIC, che dovrebbe essere l'EPIC 3, ha dimostrato che quando il VHS supera 12, entro 6 mesi si va in insufficienza cardiaca. Se voi calcolate che questi pazienti in terapia con spironolattone e benazepril sono rimasti sotto 12 per 42 mesi. Quindi questo secondo me è un altro dato estremamente importante per dire che abbiamo la prova che questa associazione ritarda il rimodellamento e lo, diciamo, lo rallenta, e probabilmente quindi lo ritarda. Poi andiamo ai parametri ecocardiografici. Guardate atrio sinistro aorta qui, con lo spironolattone benazepril nel tempo si riduce. Tutto statisticamente significativo, e un altro dato importante che è un indice indiretto della pressione arteriale, vedete che con spironolattone e benazepril rimane in discesa rispetto a questo che invece va un po' più in salita. Questi sono altri segni di rallentamento del rimodellamento. Arriviamo ai diametri del ventricolo sinistro in diastole e in sistole. In sistole sapete che qui dipende molto dall'orifizio rigurgitante, quindi non è una vera misura della funzione sistolica del ventricolo sinistro. Quello che mi interessa invece è l'associazione spironolattone-benazepril. Guardate l'effetto di rimodellamento quasi inverso in questi casi del ventricolo sinistro. E questo è proprio un segno classico del blocco reale dei mineralcorticoidi locali. E se guardate i neuroormoni, è qui che proprio si ha la prova definitiva. Vedete che se non diamo spironolattone e benazepril in questi mesi, guardate come sale l'NT-proBNP. Questo è il vero marker, noi lo usiamo pochissimo, noi italiani intendo, ma è un marker che ci dà veramente un'idea nel tempo sulla progressione della malattia e sul rimodellamento. Vedete che in questo caso con lo spironolattone è assolutamente inferiore diciamo, il rimodellamento e di conseguenza lo stretch miocardico e di conseguenza l'aumento dell'NT-proBNP. La troponina, diciamo che è un marker molto meno sensibile e nonostante ci sia una differenza, non è così importante. Vediamo l'aldosterone. Qui, nel momento in cui utilizziamo lo spironolattone insieme al benazepril rispetto al placebo, è scontato che l'aldosterone aumenti perché leghiamo i recettori, quindi aumenta la produzione libera. Quindi questo non è un indice di peggioramento, è solo che stiamo usando un inibitore del mineralcorticoide, è veramente un antagonista dei recettori dei mineralcorticoidi. E va da sé che anche il rapporto aldosterone-creatinina nelle urine va aumentando. Questo è normale per il gruppo blu che prende benazepril e spironolattone, non è assolutamente normale per il gruppo rosso. Qui abbiamo una prova che molti di questi pazienti vanno incontro all'aldosterone breakthrough, di cui parleremo a breve. Quindi vuol dire che in questi pazienti alcuni, diciamo, peggiorano nel tempo e se prendevano gli ACE inibitori vengono considerati aldosterone breakthrough. Se non prendevano gli ACE inibitori si sta solo indicando che i pazienti piano piano salivano e prendevano praticamente, diciamo, si creava una situazione di aumento dell'aldosterone circolante. Qui sono, giusto per rivederlo anche come tabella, è una tabella che vi fa vedere cosa succede nei neuroormoni
vedete nel gruppo placebo rispetto al gruppo trattato e vedete che si passa da 1400 a 1600 per il gruppo trattato rispetto al placebo che va da 1300 a 2000, quindi un altro indice importante. Come effetti collaterali non ce ne sono stati molto simili tra i due gruppi, quindi questa associazione non ha creato grossi effetti collaterali. Quindi il razionale alla domanda che vi ho fatto, usi lo spironolattone in classe B2? Secondo me il razionale c'è, a mio avviso abbiamo provato l'antirimodellamento cardiaco ed endoteliale perché tutti i marker ce l'hanno dimostrato. Abbiamo bisogno di studi sulla parte di aritmie, che parte la fibrillazione atriale già in questa fase B2, poi aumenta ovviamente a mano che l'atrio si dilata in classe sia C che D. E poi, purtroppo, visto che non abbiamo raggiunto il numero globale di casi, non abbiamo potuto dimostrare il prolungamento della fase asintomatica, però è veramente improbabile col numero corretto di casi, scusate, col numero corretto di casi che se io ho un antirimodellamento io non abbia un prolungamento della fase asintomatica, quindi credo che sia proprio solo un problema numerico. Questa era la classe B2, adesso passiamo alla classe C. Usi lo spironolattone in classe C? Eccoci Roberto, grazie innanzitutto per questa prima parte e ricordo ai colleghi che possono fin da ora postare le proprie domande utilizzando l'icona Question and Answer e nel frattempo stanno rispondendo al sondaggio, quindi in breve ti darò il risultato. Ok, perfetto. Ricordo appunto che l'icona sondaggio la prossima volta la metteremo magari all'inizio della relazione, quella a mo' di fumetto che trovate nella barra delle applicazioni. Potete dare il vostro contributo. Dunque, ancora una decina di secondi, ma la stragrande maggioranza, direi a differenza, qui non c'è un testa a testa, a differenza di prima, abbiamo un 93% che risponde sì e un 7% che risponde no. Ok, perfetto. Questo ovviamente si basa sul razionale prevalente di antirimodellamento che abbiamo visto iniziare in fase B2, ma che va solo avanti se io non utilizzo lo spironolattone. Quindi questo effetto importante che si ha sulla fibrosi, l'ipertrofia, l'infiammazione, la disfunzione endoteliale continua. Qui apriremo la grossa parentesi dell'aldosterone breakthrough, perché qui, a differenza dei casi B2, dove solitamente gli ACE inibitori non vengono utilizzati, in classe C sono utilizzati praticamente da tutti. Apriamo il discorso del legame competitivo a livello diciamo, dei recettori aldosterone dipendenti degli scambiatori sodio e potassio del tubulo contorto distale, quindi del potenziale effetto diuretico. Quindi abbiamo già provato l'effetto antirimodellamento cardiaco endoteliale e qui lo confermiamo. Non vi ho messo l'antifibrillatorio perché non l'avevamo già dimostrato in B2 e quindi non abbiamo dati neanche per questa classe, per questo tipo di esame. Parleremo adesso di questi effetti, cioè l'effetto diuretico con blocco sequenziale del nefrone, il blocco completo del RAS nei cani che hanno l'aldosterone breakthrough e poi l'eventuale aumento dei tempi di sopravvivenza che sono per la classe C, quindi quando è cominciata l'insufficienza cardiaca. Giusto come reminder, ricordiamoci che il riassorbimento di sodio avviene per il 25% qui nell'ansa di Elne, per il 5% nel tubulo contorto distale e nel tubulo collettore la rimanenza. Vedete che ovviamente teoricamente gli inibitori dei mineralcorticoidi dovrebbero lavorare in questa regione, ma un grosso studio ha dimostrato che prima cosa, lo spironolattone viene utilizzato una volta al giorno e vedete, queste sono le varie dosi da 1 a 8 mg chilo, vi dimostra che anche la dose, diciamo, di 1 mg chilo, meglio di 2 mg chilo,
3 ha la concentrazione sufficiente a bloccare l'aldosterone per periodi molto prolungati, per cui la somministrazione di una volta al giorno di solito è sufficiente. La cosa importante però è che nessuna dose, questa è una cosa che è molto importante, è già stata detta, ma ve la ribadisco, nessuna dose di spironolattone né da 1 mg chilo fino a 8 mg chilo ha effetto natriuretico e di conseguenza effetto diuretico. Quindi è stato dimostrato che lo spironolattone agisce come antimineral corticoide, ma non riesce alle dosi indicate dagli studi che vi sto presentando ad avere un'azione diuretica. Qui vedete gli effetti sugli elettroliti, perché sapete che anche se era una cosa un po' che si pensava un po' di anni fa, si usava gli ACE inibitori insieme allo spironolattone e si pensava che lo spironolattone potesse aumentare il potassio, che invece teoricamente gli ACE inibitori ci farebbero perdere, ma in realtà da questo studio si dimostra che l'utilizzo dell'associazione ACE inibitori e spironolattone non cambia la concentrazione di sodio perché non è diuretico e non cambia la concentrazione di potassio, quindi anche se trattiene potassio, ma avviene una sorta di equilibrio e quindi non c'è un aumento di potassio, mentre c'è un minimo aumento significativo del magnesio, ma che a livello clinico non ha nessuna importanza. Vediamo invece adesso di concentrarci, quindi l'effetto diuretico l'abbiamo escluso, l'associazione tra spironolattone e diciamo, ACE inibitore, benazepril in modo particolare, non dà alterazioni elettrolitiche in pazienti con normale funzione renale. Adesso concentriamoci sull'aldosterone breakthrough, quindi come vi dicevo la definizione prevede, soprattutto in classe C, quando un paziente prende ACE inibitore, sto bloccando il RAS e sto cercando di bloccare l'aldosterone, quindi la parte genomica delle azioni dell'aldosterone. Si è visto che praticamente se io do in questo grafico furosemide, immediatamente attivo il RAS. Se do l'ACE inibitore, inizialmente ho un'attività importante di riduzione dell'ACE, dell'attività ACE inibitore, quindi. E poi però cosa succede? Vedete che col passare del tempo il rapporto aldosterone e creatinina nelle urine aumenta, va sopra 1, perché come vi ho detto c'è una grossa percentuale di pazienti, sono circa il 30%, quindi un terzo dei pazienti senza insufficienza cardiaca, che sappiamo che pochi usano l'ACE inibitore senza insufficienza cardiaca, però gli studi ci sono, e un 30%, quindi un terzo anche nei pazienti con insufficienza cardiaca, va incontro a questo tipo di produzione di aldosterone che non dipende dalla via del RAS, ma sono vie alternative. Quindi la definizione aumento dell'aldosterone sopra il limite della popolazione nonostante l'uso di ACE, vi ho già detto che è presente nel 32% dei cani con insufficienza cardiaca e nel 30% senza. Vediamo, qui è il lavoro che vi ho riportato che vi dice la percentuale, vedete circa 32 e 30. Ma vediamo le cause. Qui è un punto importante. Si pensa che nel 30% dei casi sia una inadeguata dose o soprattutto somministrazione, perché ricordatevi, lo vedremo anche per chi di voi sarà interessato nella lezione sulla resistenza diuretica, che la maggior parte dei casi è quando non viene dato il farmaco o non viene dato la dose sufficiente. Questo è stato provato in parte dall'enalapril a dosi che solitamente non vengono utilizzate. Si è visto che se l'enalapril viene utilizzato a dosi che superano l'1 mg chilo al giorno, può anche fino ad arrivare a 1,5, l'aldosterone breakthrough si riduce come incidenza rispetto a quando viene dato a dosi più basse. Però una cosa importante è che sono stati provati ultimamente delle vere e proprie vie alternative al RAS, di cui adesso parleremo. L'aumento del potassio e della renina sono cause, le diete prive di sodio e l'utilizzo di diuretici e vasodilatatori. Queste sono tutte potenziali cause di questa via di fuga dal blocco del RAS e produzione alternativa di aldosterone. Questo è uno studio nuovissimo che ha dimostrato che nei pazienti in cui viene testato il polimorfismo del gene dell'ACE,
Si è visto che cosa? Perché nell'uomo ha particolare importanza, perché nei pazienti che hanno questo polimorfismo vengono prodotti dei, dalla suddivisione vengono prodotte delle angiotensine diverse dall'angiotensina 2, che è quella che viene chiamata 1,7. Questa è un'angiotensina, tra virgolette, buona, che ha delle potenti azioni, diciamo, che controbilanciano l'angiotensina 2. Quindi lo studio era stato fatto prevalentemente per dire, ok, ma nei cani che hanno questo polimorfismo per il gene dell'ACE inibitore, quindi l'ACE converting, non inibitore, scusa, del gene di conversione, hanno questa AT1-7. E poi volevano vedere se c'era una differenza tra quelli che avevano questo polimorfismo e quelli che non l'avevano. E i risultati, secondo me, sono veramente interessanti. Praticamente i metaboliti non cambiano pre e post enalapril, quindi vuol dire che anche diciamo, nei pazienti, nei cani che hanno questo polimorfismo per il gene ACE, hanno gli stessi metaboliti e in entrambi i casi c'è una buona inibizione dell'ACE, quindi non è un problema di inibizione se io do un ACE inibitore, anche se ho questo polimorfismo. La cosa interessantissima invece che si è visto, guardate. Quelli che hanno il polimorfismo per il gene ACE hanno l'aldosterone breakthrough nella metà dei casi. Quindi vedete come l'aldosterone in questi pazienti, nonostante prendano gli ACE inibitori, hanno nella metà dei casi l'aldosterone breakthrough, quindi che non è legato al problema ACE inibitore, è legato al polimorfismo del gene. Quindi noi non sappiamo, perché non testiamo il polimorfismo, che ci sono tantissimi farmaci quindi in cui andrebbe testato, ma noi non testiamo se i pazienti hanno questo polimorfismo o no. E quindi dobbiamo avere nella nostra idea che potremmo incontrare cani con questo polimorfismo di questo gene, quindi sappiamo già che in questi gli ACE inibitori, anche se bloccano l'attività ACE, ma non riescono a bloccare la produzione aldosterone. La cosa ancora più interessante è che il rapporto aldosterone-angiotensina 2 è alto e ciò indica che c'è una produzione di aldosterone indipendente. Questo è il motivo per cui, a mio avviso, è una delle prove, secondo me, importanti, per cui l'associazione di spironolattone e ACE inibitore è importante, perché noi potremmo lavorare con pazienti con polimorfismo per il gene ACE e quindi dare l'ACE inibitore non è assolutamente, diciamo, funzionale al 100%, perché non stiamo bloccando la produzione di aldosterone. Ecco per cui l'associazione tra questi due farmaci risulta ancora più importante. Lo studio sul prolungamento della sopravvivenza è uno studio ormai del 2010, uno studio che in alcuni casi ha avuto delle critiche perché sono stati inseriti alcuni casi che non hanno permesso di ottenere l'endpoint primario come si voleva. Comunque è uno studio che nel 37% dei casi ha raggiunto l'endpoint, che era l'eutanasia, l'insufficienza cardiaca. La cosa importante è che qui si è usato il sistema ISAC che prevedeva l'inserimento di casi comunque con insufficienza cardiaca. Cosa ha dimostrato questo studio? Che se diamo lo spironolattone in classe C, quindi per tornare alla nostra classe dell'insufficienza cardiaca, è un modo, diciamo, ottimale per migliorare la sopravvivenza, come dimostrato da questo modello. Ed è questo il motivo per cui le linee guida del 2019 ormai si parla di triplice terapia, quindi si usa ACE inibitori, pimobendan, anzi quadruplice terapia, quindi ACE inibitori, pimobendan, spironolattone e diuretico. Le dosi vengono date da 1 a 2 volte al giorno e l'effetto è come coadiuvante nel trattamento, quindi ancora una volta rallenta il rimodellamento e prolunga la sopravvivenza senza avere effetto diuretico. E qui è il mio, diciamo, la mia risposta per voi. Io lo userei, ormai è entrato nelle linee guida perché è un antirimodellamento cardiaco endoteliale, non è diuretico. Blocca la cosa importante, l'aldosterone breakthrough e quindi blocca completamente l'aldosterone, soprattutto in quelli che hanno il polimorfismo, dove è ancora più importante il polimorfismo per il diciamo l'ACE, e poi aumenta i tempi di sopravvivenza.
Finiamo con la classe D, quindi usi lo spironolattone in classe D. Ed eccomi qua per l'ultimo sondaggio, poi per lasciare poi lo spazio alla sessione per le domande. Il sondaggio è già aperto, i colleghi stanno votando, Roberto. Bene. Quindi attendiamo che ci diano il loro responso, ma più o meno abbiamo le stesse percentuali già della, anzi, un pochino di più, dai, della classe C. Vi ricordo di usare l'icona del pool, del sondaggio, dipende da che lingua avete il sistema, e di postare le vostre domande nella sessione question and answer perché manca poco e risponderemo a quante più possibili. Ok, Roberto, ti confermo che il 94% ha risposto di sì. E il 6% ha risposto di no. Ottimo, in questo caso quindi escludendo l'effetto diuretico e del nefrone e del blocco sequenziale, continuiamo a cercare in qualche modo, anche se siamo in stadi molto avanzati, di bloccare o comunque sempre rallentare il modellamento, ma in classe D i punti cruciali sono gli ultimi due. Vogliamo inibire l'aldosterone per la presenza, soprattutto in pazienti con ascite cardiogene in classe D, sapete, quelli con la forma di ipertensione polmonare combinata spesso hanno ascite cardiogene, e secondo me l'utilizzo come antialdosteronico secondario è importante. Ma qui voglio aprire il grosso capitolo che in questa classe, dove noi abbiamo il massimo stress ossidativo e dove l'azione specifica anticortisolo è quella che, a mio avviso, è quella che secondo me dobbiamo considerare con più interesse, quindi non è un effetto diuretico, quindi non parliamo più di blocco sequenziale del nefrone. Lavoriamo invece se siamo arrivati a un caso dove consideriamo che il paziente continua a peggiorare, quindi ha questa sorta di resistenza diuretica. Abbiamo già provato il blocco sequenziale, scusate, il blocco completo del RAS, e quindi per l'aldosterone breakthrough. Adesso ci concentriamo sull'effetto antialdosteronico e anticortisolo. Perché sono importanti questi dati? Se voi guardate questi grafici, che sono le Kaplan-Meier, che mettono a confronto la sopravvivenza in base ai valori dei neuroormoni, che sono i marker di sopravvivenza. Il BNP lo conosciamo tutti, se il BNP, vedete, nell'uomo sale sopra 187 è un gravissimo marker di, diciamo, di mortalità. Lo stesso vale per la norepinefrina sopra 378, la proteina C-reattiva. Ma guardate questi due dati, guardate l'aldosterone 89, il cutoff per l'uomo, guardate come cambia la sopravvivenza e quello che vi stavo già dicendo, il cortisolo viene considerato poco, ma l'insufficienza cardiaca avanzata è uno dei marker di mortalità, tanto quanto l'aldosterone. Perché? Perché il cortisolo di solito è un po' un in condizioni normali, è un po' un antagonista dell'aldosterone. Ma quando inizia lo stress ossidativo presente in casi di avanzata insufficienza cardiaca, diventa un agonista dell'aldosterone. Questo è un punto cruciale, per cui nel momento in cui noi abbiamo uno stress ossidativo in atto, cortisolo diventa un agonista dell'aldosterone, quindi abbiamo una ritenzione di sodio fuori controllo che è una delle cause prevalenti di peggioramento dell'insufficienza cardiaca, dei quadri ritentivi di congestione e soprattutto quindi di resistenza diuretica, perché possiamo usare tutti i farmaci che vogliamo, ma diciamo, se il cortisolo rimane elevato, questo è un problema. Da qui è stato dimostrato che se voi avete, qui ci sono, diciamo, quello che è meglio e quello che è peggio, vedete che se il BNP aumenta, ma soprattutto il cortisolo e l'aldosterone aumentano, si ha un peggioramento della sopravvivenza. Guardate che hazard ratio, cioè per dire il cortisolo alto è peggio dell'aldosterone alto, sono 3 contro 2. E il BNP è 4, per darvi un'idea. E ovviamente lo stress ossidativo che viene misurato con queste OxLDL è un altro marker. Qui vi ho già detto l'associazione, ma concentriamoci su questo grafico, che è quello che vi spiega di più. Vedete, se questa barra è alto BNP con alto cortisolo,
sono quelli i marker associati che peggiorano la sopravvivenza in assoluto. Per cui quando noi abbiamo un BNP e un cortisolo elevatissimi in pazienti con insufficienza cardiaca congestizia, vuol dire che abbiamo uno stress ossidativo in atto importante e questi sono pazienti quindi in cui l'avanzamento della malattia è rapidissimo. Qui abbiamo provato che i mineral corticoidi, non io ovviamente, ma i colleghi dell'articolo, che l'utilizzo di spironolattone, quindi è antimineral corticoide, proprio sulla formazione dei mineral corticoidi a livello di surrenale, è anche inibitore della produzione di cortisolo a livello surrenalico, come lo vedete da qui. Questo è i mineral corticoidi che diminuiscono. Guardate come diminuisce con l'uso di spironolattone il cortisolo circolante. Ma ricordiamoci la differenza: durante stress ossidativo il cortisolo è nemico del cuore perché diventa un agonista aldosteronico e quindi è importante bloccarlo e quindi a mio avviso è proprio essenziale usare, come abbiamo già visto ormai per tutte le classi dalla C in avanti, ma a mio avviso includeremo anche B2, questo inibitore del mineral corticoidi e corticosteroidi. Qui ci sono proprio degli effetti sulla steroidogenesi. Vedete che nel momento in cui vengono utilizzati l'angiotensina 2 o la forscolina, che sono due potentissimi produttori di stimolatori della corticale, dell'amidollare surrenale alla produzione di scusate, della corticale, della produzione di aldosterone, e avete anche la produzione di cortisolo, ma nel momento in cui io uso spironolattone, guardate qui, l'aldosterone viene a ridursi e viene anche a ridursi il cortisolo. Quindi noi abbiamo la prova che lo spironolattone blocca la produzione surrenalica di entrambi gli ormoni, e questo secondo me è un dato fondamentale da aggiungere all'elenco per il razionale dell'utilizzo di questo farmaco. Quindi è stato utilizzato ormai nelle linee guida, il vostro, diciamo, questo piccolo referendum che abbiamo fatto ha confermato ciò, perché vedete che in classe C e in classe D ormai è entrato nell'utilizzo per tutti i motivi che vi ho detto. Quindi sicuramente non è diuretico, sicuramente blocca l'aldosterone breakthrough e soprattutto è antagonista di aldosterone e cortisolo, quindi ci aiuta a lottare contro la congestione, la refrattarietà nella terapia e la resistenza diuretica. Quindi concludendo, io direi che lo spironolattone dovrebbe essere utilizzato, a mio avviso, va utilizzato in B2 perché abbiamo la prova come anti-rimodellamento cardiaco in endoteliale, e il fatto che non ci sia una prova sulla fase del prolungamento della fase asintomatica è legato prevalentemente alla mancanza di casi, nonostante gli enormi sforzi fatti diciamo, da tutti le persone che hanno collaborato all'esecuzione di questo studio. In classe C lo dobbiamo usare perché dobbiamo bloccare completamente la produzione di aldosterone indipendentemente dal RAS. Sappiamo adesso che ci sono anche questa 50% di casi con polimorfismo del gene ACE che hanno l'aldosterone breakthrough, e abbiamo delle prove di aumento dei tempi di sopravvivenza, e in classe D è assolutamente un farmaco di prima scelta per contrastare aldosterone e cortisolo e quindi l'insufficienza cardiaca refrattaria. Io spero di esservi stato utile con questa revisione della letteratura. Sono stato felice di aver fatto parte del comitato, diciamo, della commissione scientifica di questo studio e di avervi presentato questi dati. E rimango adesso a disposizione per qualsiasi vostro commento, dubbio o perplessità. Grazie per l'attenzione. Eccomi qua, ritornata Roberto, grazie mille ancora per questa disamina molto completa e per averci dato anche dati ancor più aggiornati come quello interessantissimo sul polimorfismo.
del gene. Abbiamo diverse domande, chiedo scusa ai colleghi se magari poi non riusciremo a rispondere a tutte e tutte, però vedremo di recuperare. Allora, c'erano delle domande sul dosaggio dello spironolattone nel B2, in particolare Lucia chiedeva se lo consiglio ogni 12 ore e se eventualmente preferisci associare usare prodotti in commercio in cui spironolattone e ACE sono associati o i farmaci in modo singolo. Allora, sì, grazie per la domanda. Allora, se ci basiamo sullo studio di Lei, ovviamente i dati che vi ho dato sul rimodellamento e sul rallentamento del rimodellamento sono dati dall'associazione. Quindi non è detto che lo spironolattone da solo non faccia la stessa cosa, ma non abbiamo la prova. Quindi noi sappiamo che è l'associazione che dà questa riduzione e il rallentamento della progressione della malattia. Vi ho dimostrato che anche in classi avanzate, l'utilizzo di spironolattone associato a, scusate, di ACE inibitore associato a spironolattone risulta importante perché, blocca, diciamo, completamente il RAS e di conseguenza non fa produrre aldosterone attraverso il meccanismo dell'aldosterone breakthrough. Quindi io li userei associati. E per motivi di comodità, qui sta a voi la scelta, per motivi di comodità, di costo e di compliance del proprietario, io credo che si possano anche usare associati. La cosa è che tendenzialmente noi usiamo per entrambi la singola dose, perché noi, anche se vedete le linee guida, portano sempre il SID o VID. Poi il VID, nella maggior parte dei casi, si va ad utilizzare nel momento in cui il paziente inizia ad avere la classe D, la refrattarietà e così via. Però anche dagli studi riportati, nella maggior parte delle situazioni, la singola dose giornaliera è sufficiente, come il di lei ha dimostrato, a rallentare il rimodellamento. Ok, grazie Roberto. Credo che questo risponda anche alla domanda di Sara che chiedeva appunto se da solo, perché ci siamo concentrati molto sullo spironolattone, perché in effetti è un po' l'essenziale aggiunta, insomma. Benazepril però chiedeva se darlo da solo in associazione, credo che tu abbia già risposto. Poi abbiamo Davide che ci chiede qual è la tua esperienza o opinione nell'uso dello spironolattone anche nella riduzione dell'ipertensione polmonare di tipo misto, ad esempio nei mitralici avanzati. Allora, ai fini diretti sul letto capillare polmonare, io non ve l'ho messo nella relazione perché non ci sono prove concrete che agisca direttamente come antirimodellamento sul distretto arteriolare. Ovvio che invece nella combinata, come vi ho indicato, per l'effetto antialdosteronico e soprattutto anticortisolo, è assolutamente un farmaco da utilizzare ed è insieme alla somministrazione vedremo, a volte della torassemide o comunque la somministrazione di furosemide sottocute, se vedremo la resistenza diuretica legata alla via di somministrazione, vedremo, ci sono varie possibilità da valutare, però tendenzialmente non è tanto contro l'ipertensione quanto per controllare l'iperaldosteronismo secondario legato alla presenza dell'insufficienza cardiaca destra. Questo sì lo darei e come vi ho già detto, anticortisolo. Ok, arrivano altre domande sulla questione dell'utilizzo in classe B2. Chiara quindi ci chiede, contestualmente iniziamo quindi pimobendan per aumentare la sopravvivenza e spironolattone più ACE per ridurre la fibrosi e il rimodellamento? Sì, nel senso che come vi ho detto, noi non abbiamo la prova che se diamo solo spironolattone otteniamo gli stessi risultati. Quindi potrebbe essere, ma lo studio di lei ci ha dimostrato che è in associazione. Quindi è spironolattone associato a benazepril o placebo. Quindi non abbiamo la via di mezzo. Quindi che poi tutto quello che io vi ho elencato è prevalentemente legato allo spironolattone, è assoluto questo, però io credo che per razionale di utilizzo preveda l'associazione, perché è quella che ha dimostrato l'antirimodellamento.
Sempre su di questo, Roberto, dei colleghi forse non è ancora chiaro il discorso del bid, SID e del dosaggio del benazepril nel B2 in particolar modo. Allora, Cioè se praticamente fa in linea. differenza e se ci sono, scusami, approfondisco così racchiudo un po' le domande di tutti tentando di soddisfare i partecipanti, se fa differenza comunque se c'è razionale scientifico a utilizzarlo. O SID o BID, l'eterna Allora, noi domanda. ci basiamo sugli studi fatti in precedenza per l'utilizzo degli ACE inibitori nella classe asintomatica. Nessun ACE inibitore ha dimostrato cambiamenti importanti sulla sopravvivenza. Quindi, ovvio che questi studi sono stradatati, perché sono vecchissimi, perché ovviamente gli ACE inibitori sono farmaci vecchi e quindi anche gli studi sono altrettanto vecchi, però lo studio con il Benazepril, lo studio con l'Enalapril hanno mostrato anche quello grossissimo fatto dagli svedesi, lo SWAP, eccetera. Tutti questi studi non hanno dimostrato importanti azioni, per cui io credo che la maggior parte dell'azione sia dovuta allo spironolattone. Vi ho elencato tutti i motivi per cui questo succede. Di conseguenza, in questa classe di B2 con cardiomegalia, se io dovessi scegliere dare solo ACE inibitore, non lo farei mai perché non ho la prova. Se io invece devo scegliere, visto che il delay ci ha dimostrato l'effetto, a questo punto li associo, perché io non so, anche se vi ripeto che potrebbe essere probabile, che solo il pimobendan faccia la stessa cosa. Di conseguenza vanno associati. Motivo per il quale io non mi baserei tanto sulla dose dell'ACE inibitore in B2, ma sulla dose dello spironolattone, che è quello che secondo me fa la grossa differenza. Perché se ci prendiamo che da un lato gli ACE inibitori da soli non facevano niente, non sappiamo se il pimobendan da solo, scusate, se lo spironolattone da solo fa quello che il delay ci ha dimostrato, associati sappiamo e quindi li associo, ma io mi baserei sulla dose del pimobendan, quindi starei SID e a 2 mg chilo di pimobendan, scusatemi, di spironolattone, quindi 2 mg chilo di spironolattone. E poi va da sé che si associa l'ACE inibitore. Se usate la formulazione combo, vi dà che è il solito 0,25 come nel delay. Penso che sia Ok. chiaro questa cosa. Sì, assolutamente. Penso che sia un quesito, insomma, che viene posto spesso. Sappiamo tutti che è stato posto spesso, però effettivamente, come giustamente dici, i dati che abbiamo sono riferiti a uno studio in cui è stato usato il dosaggio standard. Per poter rispondere con altri dosaggi dovremmo comunque fare. Di Testarlo. effettivamente nelle altre classi che io sappia, correggimi se sbaglio, Roberto, razionale scientifico di differenza tra il BID e il SID non si è mai dimostrato a livello di studi. Poi No, ognuno chiaramente ha la propria esperienza. tutti gli studi che abbiamo sugli ACE inibitori sono studi in cui non esisteva il pimobendan ai tempi, per cui sono tutti studi in cui l'azione dell'ACE inibitore doveva essere prevalente. Quindi il blocco dell'ACE sappiamo che è importantissimo, ma non andrei a sfasciarmi la testa, come vi ho dimostrato, abbiamo un'enorme quantità di casi che comunque hanno lo stesso l'aldosterone breakthrough e quindi continuano ad avere comunque altissima concentrazione di aldosterone circolante. Se voi guardate il placebo del delay, vi ho fatto vedere la curva di crescita del BNP e la curva di crescita del rapporto aldosterone-creatina nelle urine, che sono pazzesche. Per cui vuol dire che se io in questa fase non do lo spironolattone, in questo caso associato al Benazepril, non sto bloccando il rimodellamento. Quindi io credo che questo sia assolutamente sacrosanto, è stato provato. Ok, Alessandra ci chiede se tra gli ACE inibitori diresti che l'enalapril è più efficace. Allora, ancora una volta, sono tutti studi datati. L'unica cosa che per tantissimo tempo si è sempre lottato, ma sempre con l'idea che l'ACE inibitore fosse un farmaco vitale, era che gli studi sull'Enalapril erano di più, venivano dati 2 volte al giorno, mentre il Benazepril è sempre stato testato 1 volta al giorno, ma è stato provato che il suo effetto di blocco c'è. Poi,
Molti studi hanno, come ad esempio l'EPIC, ha previsto che in caso di mancata risposta si poteva dare BID, ma comunque anche da lì si partiva SID, perché il blocco ACE è lì. Dov'è il punto cruciale che può a volte creare confusione, come vi ho fatto vedere per l'aldosterone breakthrough, che a volte nonostante tu abbia il blocco ACE, ma non hai il blocco della produzione dell'aldosterone perché ci sono vie alternative o a volte perché la dose non è sufficiente, ma non ci sono assolutamente studi presenti in letteratura che ci dicano che nella maggior parte dei casi è legato alla dose dell'ACE. Quindi io sinceramente anche per il Benazepril starei alla dose indicata che può dare inibizione dell'ACE. Poi vedremo se nelle classi avanzate si può aumentare, ma come sappiamo poi lì è la corsa contro il tempo, aumentiamo tutti i dosaggi di tutti i farmaci. Per la classe B2 io mi sento tranquillo con quello che ha dimostrato il delay e vedrete anche sui parametri che vi dimostrerà il delay 2. Di cui vi parlerà il dottor Borgarelli a Lecvin, ci sono dati molto interessanti sui neuroormoni, per cui secondo me io sarei tranquillo su queste dosi una volta al giorno. Ok, Roberto, direi concludiamo con una curiosità che riguarda diversi colleghi, cioè l'utilizzo di Benazepril o in aggiunta o meno spironolattone nelle cardiomiopatie feline, o la tua esperienza in tal senso. Quindi l'utilizzo anche nel gatto, diciamo, se hai esperienza in tal senso, perché in effetti pubblicazione, se ricordo bene, l'ultima volta che ho guardato No, ce n'è solo una. queste sono quelle domande ovviamente che mettono un po' in difficoltà il relatore perché qui ci si basa unicamente sull'esperienza del relatore e Certo, quindi non ci sono dati, certo. non, ovviamente il razionale c'è, quello che fa nel cane lo fa anche nel gatto. Ci sono dati sulla farmacocinetica, la farmacodinamica, ci c'è un bello studio sul gatto sull'utilizzo dello spironolattone che ha dimostrato per tutti i motivi che vi ho elencato oggi che anche nel gatto funziona. Non ci sono studi a lungo termine sulla sopravvivenza, non ci sono studi che hanno testato i neuroormoni e quindi il rimodellamento, però il razionale dell'utilizzo assolutamente c'è. Lì siamo secondo me in quella fase che va dalla presenza di insufficienza cardiaca alle forme refrattarie. Ovviamente nelle fasi precoci non abbiamo proprio niente e quindi su quello non vi so dire. Ok, mi chiedo scusa per i colleghi per i quali non siamo riusciti a rispondere alle domande, magari possiamo farlo in una prossima occasione, anche perché ce ne sono tantissime sugli ACE inibitori, quindi Roberto dovremmo fare un altro incontro dedicato e più riservato. Però, come hai anticipato, ci sarà un'evoluzione anche dei dati del delay, quindi speriamo di ritrovarci e ritrovare anche la tua disponibilità a fare un secondo incontro a riguardo. I colleghi ti ringraziano per la relazione. Io ringrazio te in primis e tutti i partecipanti e se volete vi chiediamo la gentilezza al termine, quando uscite dal portale, c'è anche la possibilità di esprimere la vostra opinione tramite una survey di gradimento dell'evento. Inoltre vi voglio comunicare che l'evento è stato registrato, quindi in caso qualcuno, mi dispiace, abbia avuto problemi locali di connessione, potrà rivederlo ed eventualmente risentirci. Ci rivediamo con il dottor Santilli, come anticipato già da lui, il 19 di giugno alle 14. Se non vi siete ancora iscritti, vi manderemo anche il link di partecipazione per l'incontro sulle nuove frontiere nella terapia dell'edema polmonare. Grazie a tutti e a presto.